Martinelli, a fine campionato, quando sarai dietro, poi mi diverto io. Va bene, partita intanto, via! Con Bastoni. Inter in maglia bianca. Terribile, peraltro. Poi riparte De Vrij. Avete fatto anche quel logo ridicolo. No, Inter in tovaglia bianca. A cui avete visto fare, il logo dell'Inter? Buon compleanno. È vero, io penso fosse uno scherzo. Quello con le corna. Ma no, con quella è una cosa per l'anno. Vabbè, ma non cambi il logo del club che sa. No, non cambio il logo. Cioè Piacentini fa il piacione sui rigori. Sanchez mettina bene uno. No, invece palla limite dell'area di rigore. Raso terra, ancora Sanchez. 1-2 con Brozovic al limite Barellino. La conclusione... Che gol ha fatto! Mamma mia, Nicolò! Barellino! 31 gol meraviglioso di Barella! Uno dei migliori centrocampisti d'Europa! Lodo mondo, Flex via! È un giocatore fantastico perché ha tecnica, grinta, velocità e ha fatto un gol quasi alla Del Piero, diciamo così. E cioè, sviluppo del calcio d'angolo, la palla viene data in un primo tempo, credo, a Sanchez qui, che la fa girare su Barella. Barella da questa posizione si accentra leggermente e fa partire un tiro in diagonale, palla a giro che va a insaccarsi qui a fil di palo, nulla da fare per Dragoschi perché la conclusione, ripeto, fa due passi e poi scarica un destro, interno destro, palla che gira e si insacca qui a mezza altezza, nulla da fare per Dragoschi. Un tiro con lo suola, come Del Piero. Esatto, un gol tecnicamente pregevolissimo. E anzi, pensi anche al rinnovo di Donnarumma e tutti quanti gli altri. Sì, certo, questo è il problema vero, sì. Va bene, infatti Madrona ha fatto il tweet su Donnarumma, ha fatto. Attenzione ancora Barella, salta di gran classe l'avversario, chiede l'1-2 ad Hakimi, poi viene agganciato, regola il vantaggio, palla nello spazio per Hakimi che entra in area di rigore, Hakimi la mette in mezzo, è 2-0 per l'Inter, ha segnato anche Perisic, pensate un po', ma la giocata di Barella a metà campo nell'1-2, il merito è di Barella. Barella e Hakimi, tutte e due. Allora chiedete scusa a Perisic che ha segnato 2-0, ma che scusa, ha fatto gol insomma. Allora Barella difende un gran bel pallone a centrocampo, Hakimi accelerazione in profondità su un assist di Sanchez, devo dire, entra in area, supera l'avversario e tocca per il facile appoggio in area di Perisic che adesso vi facciamo vedere. Londa mondo, Plex, via! Allora vi faccio vedere, l'azione nasce qui da Barella che fa una bellissima giocata, dobbiamo dire la verità, poi c'è Sanchez che vede il movimento di Hakimi, lo lancia, Hakimi arriva in velocità, entra in area, alza la testa, vede che dalla parte opposta c'è Perisic, pallone che taglia l'area di rigore, Perisic arriva qui in posizione regolare, deve soltanto appoggiare in gol perché ovviamente non c'è più nessuno che lo sta seguendo, parte dietro la linea del pallone, è il gol più facile del mondo per Perisic. 2-0 adesso per la Fiorentina, si fa difficile. 10 secondi e sta per fischiare la fine il direttore di gara. Ancora Igor sulla sinistra per Amrabat, è finita. È finita, 2-0, un risultato chiaro, indiscutibile. Che ne possa pensare Martinelli, ha provato per tutta la sera a sminuirvi invece di stati bravi.